La Corea del Sud è una repubblica semipresidenziale, con oltre 50 milioni di abitanti e una superficie di 100.000 km quadrati. È tra i paesi più sviluppati al mondo nei settori della tecnologia, livello di istruzione, welfare. Con un PIL nominale pari nel 2019 a 1,7 trilioni di dollari, la Corea del Sud è la 12ª economia mondiale, la 4ª in Asia. Nel 2019 il PIL ha chiuso in rialzo a più 2,1%, nel 2020 è previsto a meno 0,3% a causa dell'emergenza Covid-19, per poi risalire a più 3,2% nel 2021. Nel 2019 la Corea del Sud ha esportato verso l'Italia beni per 3,7 miliardi di euro, 25esimo fornitore, mentre ha importato beni per un valore di 4,9 miliardi di euro, 17esimo paese importatore. Il saldo import-export è favorevole all'Italia per più 1,2 miliardi di euro. Negli ultimi 10 anni le esportazioni italiane in Corea del Sud sono cresciute del 94%. Tra i prodotti più esportati nel 2019, quota percentuale, ci sono macchinari industriali 17,6%, articoli in pelle 17,5%, calzature 7%, abbigliamento 5,4%, auto e moto 5,3%. Il Made in Italy è sinonimo di stile. Il valore riconosciuto al prodotto italiano si basa su tradizione, stile, gusto, fattura. Prima dell'emergenza sanitaria erano oltre 1 milione all'anno i visitatori coreani in Italia. In Corea del Sud l'e-commerce è in forte crescita. Sono 32 milioni, 62% della popolazione, i compratori online. Le opportunità di crescita per le aziende italiane sono soprattutto nei settori tecnologie avanzate, tecnologie di nicchia, soluzioni customizzate, macchine agricole, pelletteria, abbigliamento e calzature, arredamento e design interni, cosmetica, igiene personale, profumi, prodotti di erboristeria. Sono previsti diversi incentivi per gli investitori stranieri, esenzioni fiscali, esenzioni dei dazi, prestiti a tassi agevolati. ICE supporta le aziende italiane con un ufficio a Seoul e più di 400 richieste di assistenza ricevute ogni anno. I servizi più richiesti sono servizi per conoscere, servizi per crescere, ricerca partner e clienti esteri, organizzazione di incontri d'affari, organizzazione di eventi.